Best Fashion, il negozio giusto per tutti i tuoi acquisti. Abbigliamento di tendenza o classico per lei e per lui. E bambino, ginseria, t-shirt, calzature, borse e valigeria, bigiotteria, casalinghi, stoviglie coloratissime, oggettistica per l'arredamento, ferramenta, elettricità, auto e fai da te, accessori per i vostri amici animali e tutto per l'igiene della casa e della famiglia. E per la vostra primavera, decori ed arredi per l'esterno, giardinaggio, fai da te e tanto altro. E per la tua estate, tante freschissime idee per l'esterno, per il mare e tanto altro. Ah, dimenticavo, tantissime offerte anche ogni mese. Best Fashion, ci trovi appena all'ingresso di Forlì, venendo da Cesena, ex Marco Polo. Fratelli Gasperoni Arredamenti, l'arredamento su misura per la tua casa, cucine, soggiorni, camere da letto, soluzioni chiavi in mano per strutture turistiche e alberghiere, ristorante, negozi, bar, uffici, inoltre infisse in legno, alluminio e PVC, scuroni e persiane, blindati, zanzariere, porte, cancellette ed inferriate. Fratelli Gasperoni, poi grazie alla falegnameria interna, è in grado di realizzare mobili su misura e progettare gli spazi che desiderate col vostro progetto, avvalendosi della consulenza di un loro interior designer. Qualità nei materiali, negli accessori, nelle soluzioni usate e naturalmente nella lavorazione. Chiamateci per un preventivo gratuito. Quest'anno un bellissimo ventennale, si celebra la festa artusiana con un importante primato. 20 anni non sono pochi di una festa che comunque celebra il padre, credo, della nostra tavola. Beh, 20 anni è l'età adulta, diciamo, è anche un po' impegnativa perché vuol dire cambiare forse anche il registro, cominciare a proporre qualche cosa come città artusiana, ma soprattutto come Casa Artusi, proporre qualche cosa di assolutamente innovativo per i prossimi anni. Ci si prova anche sottolineando con alcuni premi dei concetti importanti. Quest'anno abbiamo ripreso un po' il discorso del non spreco del cibo, che penso sia stato uno dei cavalli di battaglia anche dell'Expo, che noi avevamo già accentuato, messo un po' di attenzione sopra col premio a Segre nel 2012, se non sbaglio, e quest'anno ritorna prepotente come tematica anche in virtù del centenario della scomparsa di Olindo Guerrini. Allora ci piaceva molto questo spreco legato anche al concetto comunque di riutilizzo di materia prima estremamente buona e con la nostra capacità di romagnoli anche con la possibilità di creare dei piatti che sono gustosissimi anche con le cose che rimangono. Infatti la nomina del premio Artusi 2016 cade proprio sulla persona di Carlo Petrini, questo sarà ad ottobre, però diamo già questa importante informazione perché lui parla proprio di impegno, di cucina domestica e della sostenibilità della filiera. Beh, una volta parlando con Petrini gli dissi: tu stai rifondando una forma di socialismo che era andata persa nel tempo. E lui sorrise e effettivamente forse gli ha fatto piacere questa affermazione. Il premio Marietta per me effettivamente è il premio più bello, perché è un po' il custode. Marietta era quella che cucinava in casa di Artusi, per cui era un po' lei la vera custode della sapienza della cucina e anche dell'amministrazione della cucina. E quindi mi piace molto questo primo Marietta, prima di tutto vabbè, perché viene dato a delle persone che sperimentano per se stesse, per i propri amici, la convivialità, proponendo dei piatti. Qui abbiamo questo concorso amatoriale con dei piatti da professionisti, mi viene da dire, e che è sempre stato un po' una piccola bandiera della festa artusiana, una bandiera che ha visto dei collaboratori. Più che sponsor mi viene da dire proprio collaboratori, perché Mario Mezzanotte del gruppo Conad è un po' una delle persone che ci ha sempre accompagnato, è sempre stato disponibile e ha sempre anche premiato le persone che a livello amatoriale hanno proposto queste ricette. È bello pensare che chi a Forlimpopoli
distribuisce la maggior parte del materiale che viene poi mangiato, consumato nelle nostre tavole, sia anche il promotore e il partner di questa situazione. Io vengo sempre qui perché intanto la cornice è magnifica, ma soprattutto Casa Artusi è veramente uno di quei luoghi che ci consentono di parlare della cucina emiliano-romagnola nel mondo come si deve. Questo è un luogo di cultura, ma è anche una scuola di cucina, è un luogo dove si può mangiare, quindi diciamo che è un'istituzione del nostro territorio, peraltro frequentatissima, perché è frequentata da migliaia di persone tutti gli anni, quindi attrae anche turismo e quindi dà una mano all'economia del territorio, ma soprattutto ci permette di parlare della cucina di casa, quella di tutti i giorni. E da questo punto di vista Casa Artusi sarà anche protagonista alla settimana della cucina italiana nel mondo, perché assieme siamo andati alla Farnesina, abbiamo fatto un lavoro per fare in modo che il sistema Emilia Romagna nel suo complesso possa essere presente e con esso Casa Artusi. Stasera le due Mariette, appunto Lisa Casale, ha scritto questo libro bellissimo, abbastanza spumeggiante, su come riutilizzare tutto quello che buttiamo via, compresi i gambi dei carciofi, insomma cose che uno pensa che siano proprio inutilizzabili, quindi è un libro molto bello e devo dire con una bellissima intenzione anche etica, giusta in fondo, no? di non sprecare, che è uno dei grandi temi che come sappiamo ci sono. Renato Brancaleoni fa questo formaggio di fossa meraviglioso e quindi anche qui c'è tutto il tema della tradizione, nell'innovazione, ma la scelta della qualità come scelta di fondo, che è poi la scelta dell'agricoltura dell'Emilia Romagna. Quest'anno il tutto dedicato alla sostenibilità della filiera, Carlo Petrini sarà il vostro premio Artusi 2016 che nominerete, lo diciamo sin da ora ad ottobre, però le Mariette sono sempre le Mariette. Beh, come vengono scelte? Allora, è sempre il comitato scientifico che si guarda attorno e cerca in realtà non soltanto di indicare nomi importanti, ma in realtà di segnare la traiettoria della casa, ovvero quest'anno era assolutamente necessario, dopo Expo, anche in coincidenza, io penso che nulla viene per caso, in coincidenza del centenario della morte di Olindo Guerrini, quindi l'autore di colui che ha scritto come utilizzare gli avanzi della mensa, quindi abbiamo voluto dare un segnale per cui tutta la festa artusiana in realtà cerca di pensare, riflettere sul cibo come massimo godimento, ma anche come problema. Quindi in effetti i premi di quest'anno, quindi Lisa Casali, che è, come dire, forse addirittura una provocatrice rispetto all'utilizzo degli avanzi, quindi un grandissimo personaggio forlivese, vive a Milano, forlivese. E poi l'altro premio è Brancaleoni, un signore che noi in Romagna conosciamo perché noi l'abbiamo definito il re del fossa, colui che ha messo tutta la sua sapienza per fare questa cosa. Per cui i premi Marietta sono molto importanti e poi abbiamo avuto il convegno, abbiamo una mostra bellissima in cui viene in qualche modo ridisegnato il rapporto assai intrigante fra Olindo Guerrini e Artusi. E poi quest'anno, assieme alla regione Emilia-Romagna, i paesaggi d'autore, ovvero i grandi, quelli che ci fanno essere orgogliosi di essere italiani, quindi Dante piuttosto che Verdi, piuttosto che Boccaccio, eccetera. Quindi qua praticamente dentro la Chiesa dei Servi e fuori abbiamo insomma tanti personaggi che ci raccontano di come è bello essere italiani e noi nella piazza Pellegrino Artusi quest'anno abbiamo messo uno stand a tavola con i grandi perché insomma ci piace anche vedere questo aspetto del quotidiano. È stata una sorpresa piacevolissima ed è un grande onore entrare a far parte della famiglia artusiana, ovviamente, ma oltre all'onore c'è un grande onere, che è quello di continuare a portare avanti quello che è la tradizione romagnola, della cucina romagnola, perché è vero che Artusi ha spaziato su un territorio molto più ampio, però è altrettanto vero che la cucina romagnola ha una sua espressione, una sua caratteristica, e nella cucina romagnola si inserisce di prepotenza il formaggio di fossa, che noi ovviamente produciamo ancora secondo i canoni tradizionali, quindi una volta all'anno, nel rispetto di quella che è un'antica tradizione più o meno discutibile, però noi nel nostro modo di essere talebani abbiamo rispettato questa tradizione, quindi una volta all'anno si fa il formaggio di fossa. Beh, la passione per il cibo l'ho avuta fin da quando ero piccola, così come la passione per la scienza. Queste due, diciamo, passioni sono collise, si sono fuse in un unico progetto, una sera per caso cucinando dei carciofi. Dico sempre che se sono qui anche in questo momento davanti a voi è grazie a un carciofo, poteva andarmi peggio, invece mi è andato abbastanza bene e da lì è nato appunto questo progetto che io ho chiamato Ecocucina, perché da subito mi sono data un po' questa missione di andare contro
corrente e di mettere in discussione tutto quello che sapevo sul cibo per provare a rendere più sostenibile il modo in cui mangiamo e naturalmente in cui cuciniamo. Sono partita dal fondo, dagli scarti, ma poi sono arrivata a farmi domande anche sull'alimentazione, sul modo di fare la spesa, su quello che veramente ci serve, perché se vogliamo ridurre gli sprechi ed essere più sostenibili, da qui dobbiamo passare. Tutto veramente fa brodo? Tutto può diventare qualcosa di buonissimo, che ci fa risparmiare, che ci rende più sostenibili, ma anche con degli ottimi benefici per la salute. Quindi tutto fa brodo, se vuoi, è anche un po' una cosa scherzosa, ma di sicuro tutto va visto sotto una luce diversa. E il premio Marietta? Il premio Marietta è una delle cose più belle che facciamo sin dalla prima edizione. Mi scordavo di dire che quest'anno è la 20ª edizione, quindi è un numero molto importante, una cifra tonda, un numero importante. E praticamente sempre facciamo questo concorso aperto ai non professionisti. Ormai sappiamo che Artusi non era un cuoco, era un amante della buona cucina, quindi abbiamo tantissime persone che mandano ricette da tutte le parti d'Italia. Quest'anno abbiamo 5 finalisti, per l'appunto da tutta Italia, e anche una ricetta di Rovigno, dove c'è una comunità italiana molto forte. E proprio parlando con la presidente di giuria di questo premio, che è Verdiana Cordini, che è poi la presidente delle Mariette, ha detto che quest'anno veramente è stato molto molto difficile, perché c'erano veramente 5 maestri di cucina incredibili e fra poco daremo il premio. Loro non sanno ancora chi ha vinto e insomma vinca il migliore. Io francamente sono forlimpopolese di lavoro, adottivo, e mi sono sempre trovato bene a Forlimpopoli. È una decisione che ho preso dopo che ho lasciato il lavoro come dipendente da Coop, quindi da piccolo imprenditore in varie dimensioni di negozi, fino al supermercato che gestiamo adesso, che comunque quest'altro anno compierà 30 anni anche quello. Ecco, però 3 anni di sponsor per questo premio, insomma, le fanno onore visto i tempi che corrono, e soprattutto in che modo lo sta facendo? Lo sponsor intanto è Conad Nazionale assieme a noi. E noi curiamo, facciamo i premi minori eccetera, ma lo sponsor è Conad Nazionale, e sta, diciamo così, il motivo in quello che ho già detto prima nell'intervento, cioè nel premiare comunque chiunque si occupi della cucina di qualità,